Stasera allora siamo invece a Palma Campania, dove praticamente vedete che il carnevale, e sapete che il carnevale non si fa con i carri, ma bensì ci sono le contrade. Ora lasciamo stare, è fine serata, quindi ci sono queste stelle che mi hanno sempre incuriosito. Intervistiamo uno degli esponenti di questa festa. E quindi, se mi consenti l'intervista, sì. Come ti chiami? Gaetano Annunziata, sono il presidente. Tu sei Gaetano Annunziata, mi hanno parlato Annunziata. Sono il presidente di una delle 9 associazioni che organizza la quadriglia Palma Campania. Signore, è anche ben vestito. Io ho notato che questi vestiti non sono... sono veramente fatti bene, sono sartoriale. Sì, sono sì, arte sartoriale, realizzati con stoffe, con da artigiani da, del posto, quindi sono tutti, diciamo, a parte la vostra bellezza, sì, devo grazie. Dire che tu coi brillantini stai bene, io no, lasciamo perdere. Grazie. Allora, prima di tutto, Palma Campania è un paese storico, è veramente sì. Un paese... Anche il carnevale è un... carnevale. Queste, scusami se ti chiedo, solte sì. Lo chiedo, tutte queste stelline che stanno praticamente al di sotto del municipio, credo, sì. Che è un municipio... Cos'è? No, Palazzo Aragonese. È il Palazzo Aragonese, sì, Palazzo là c'è... la statua di, sì. Di Alfonso di Aragona, sì. Vedi che ci serve sempre qualcosa in più, sì. Sono delle interviste estemporanee, quindi non sono professionali, sì. Quindi no, rilassatevi e ditemi qualcosa, siete rilassatissimi, anche molto telegenici. Queste stelle sono le stelle dedicate a tutti i maestri che negli anni appunto hanno comandato la quadriglia, infatti qua ci sono addirittura Antonio Ferrara, negli anni 40 ha comandato la quadriglia, nel 1988, tutti, sia da questo a parte che dall'altro. Quindi praticamente finalmente ho scoperto cos'è. Le quadriglie sono... Allora, le quadriglie cosa sono? Le quadriglie sono rappresentate appunto dalle associazioni. Alza un po' la voce tesoro, non il microfono stasera. Ogni quadriglia presenta un tema. Il tema scelto quest'anno dall'associazione, scusate il ritardo che rappresento, è un'associazione, è il tema Il Diavolo Veste Palma. Un tema dedicato... Diavolo Veste? Palma. Palma, sì. Io ho capito, oltre che Prada, che si sapeva sì. Che non era Prada, Palma, non Palma. Palma, sì. E appunto è un sono un po' no, stavo facendo un po' di ragazzi un po' di silenzio come stavo dicendo appunto il tema è Il Diavolo Veste Palma, è un tema ispirato alla moda, è un viaggio all'interno del mondo della moda, degli accessori, dei laboratori, delle passerelle, quindi allora, moda effetti... sì, solo moda solo moda, anche perché questo è un paese ricco come San Giuseppe, come insomma Ottaviano, è ricco di industrie tessili, quindi che si produce sia da stilisti importanti come Gianni Molaro, amico mio, e come tanti altri che hanno iniziato proprio dal niente e sono diventati grandi, ecco, e dagli anni 80 c'è stata questa rivolta. Molto rinomata. Quindi quante contrade, allora tu quante... Sono 9 associazioni, non sono contrade, sono associazioni e ogni associazione presenta... Però ci sono gli standardi, se ho... Sì, sono... Quindi mentre sappiamo sono le contrade... Qui ci sono le associazioni che appunto presentano i vari... Le associazioni storiche, la nostra del 2007. La nostra sì. Associazione. Alzate la voce, gentili, gentili, gentili uomini. Associazioni, sono 9, alcune sono... Sono 9. Sì. Sono nate e poi. Gli standardi sono storici. Rappresentano le varie associazioni. Noi le abbiamo dedicata a Massimo Troisi. Ah. Anche il nome dell'associazione. Scusate, scusate il ritardo. Quindi ognuno ha un nome. Sì, sono varie associazioni. E poi c'è una gara? Sì. E la gara si è conclusa con la vincita di quale? Non sono ancora aperte le schede. Oggi è l'ultimo giorno, non sono state ancora aperte le schede, ci saranno vari
vari voci, maestro, costumi. Allora, per quanto riguarda la direzione artistica, mi hanno parlato di un maestro. Chi è questo maestro di musica? Il nostro è il maestro Gennaro Ferraro, che ha comandato la guardia. Ma le altre ogni associazione. Quindi queste, queste diciamo canzoni, queste musiche, l'orchestra sono. Il canzoniere viene diretto. E infatti ho visto che un palco esageratamente grande che raccoglieva poi anche la, l'orchestra. Sì, sì, sì. Con l'associazione ha un canzoniere di 25 minuti. Un canzoniere? Sì, che viene arrangiato, abbiamo messo di musica. Poi c'è la quindi banda alla fanfara. Che musiche possiamo... Varie musiche, sia attuali, che sia napoletane. E un canzoniere si fa un medley di 25 medley, minuti. Sì. C'è la banda piccola che a che ora si fa questo? Perché io perdo sempre per lavoro. Allora per l'aspetto, tutto l'aspetto musicale lascio al... non mi abbandonare. No, adesso finiamo. Finiamo perché il nostro responsabile. Perché io voglio musica, sapere invece sì. Qualche piccola chicca riguardo una leggenda che ci riporta a quel lato lì. Sopra c'è un convento benedettino, sì. Dove ci sono delle leggende esagerate. Un maestro storico, dimmi un maestro storico, Antonio Iervolino, Antonio Copertone, che ha tramandato anche la sua arte con il figlio Vincenzo. Abbiamo l'onore di avere il grande maestro con noi nella nostra associazione. Che si chiama, ripeti, tu Antonio Iervolino, no, sono un po' raffreddato. Sì, pure io. Quando nomino Antonio mi emoziono un po'. Esatto. Antonio Copertone, cosa rappresentava quest'anno il maestro? Il maestro cosa rappresentava non mi ricordo. Lo stilista, non ricordo il nome. Lo stilista sei tu? No, lo stilista scomparso. Marianna, chi rappresentava Antonio Prego, Copertone? Prego, Marianna, questa Carla. È una cosa fatta... Vieni Marianna, guardate che guardate. Lasciamo stare le perle che hanno lasciato gli altri, lasciamo stare. Questa è una cosa diversa. Guardate quest'abito in perla. Cioè, qua ci sono stilisti, ragazzi. Ci sono stilisti e ci sono. C'è anche il nostro lavoro. Esatto, c'è cioè il vostro lavoro. Sì. Tutto si è basato sulla moda. Sì. Quindi ho sentito per riassumere. Il tema era proprio la il diavolo veste palma. Quindi tu sei bellissima. Sì. Io direi che tra i tanti carnevali che ho visto, voi dovete soprattutto pubblicizzare il vostro in quanto è quello senza carri, ma è quello che io vedo più fine, più particolare, cioè come un carnevale di Venezia, ragazzi. E anche Palma Campania è molto bella, è molto antica, è antica. Parlavo del convento benedettino, io non ricordo più, sono venuto tanti anni fa. Lui come lavoro penso sia nell'ambito della moda, se no... No, faccio tutt'altro. Non diciamolo. No, okay, non diciamolo. Lei invece si è vestito da? Da Rolex. Da Rockers? Rolex. Ah, da Rockers. Scusate ragazzi, è tardi. Non ti preoccupare. Ragazzi, no, io adesso spero che questo video diventi virale perché io sono contenta di non vedere quelle cose un po' fatte come l'ho fatte io, capito? Cioè mettete una cosa e basta, queste sono cose bellissime, creative, stilisti, perle. E penso che finiamo così. Grazie. Con un augurio. Grazie. Che ogni anno si parlo con crescere. La ballerina sì. Si possa crescere e soprattutto lui se ne vuole andare. Ripetiamo chi è proprio il direttore artistico del carnevale, però il vero direttore artistico, allora, chi è? C'è una fondazione. No, dimmi quello che presento, c'è cioè l'unico che poi alla fine si chiama Nunzio. Chi è il presidente onorario attuale? Ma della nostra associazione? No, del carnevale. C'è la fondazione con un presidente, dottoressa Napoli. Poi c'è l'associazione, ci sono vari consiglieri. Lui parla piano, potrebbe fare il prete. Sì. In confessionile. No, tu dopo 20 anni che siamo insieme, bellissima. No, non mi dica così. Allora. Le tue bambine, no? No, il prete. È molto simpatico. Ragazzi, grazie. Salutate il mio canale, spero che lo vedranno un po' grazie. Tutti. E fate un augurio prossima. A voi stessi. Palma Campania, che giorni?
E in che orari si svolge il carnevale? Oggi è la serata conclusiva. Certo, è martedì grasso. Martedì grasso c'è stata la domenica, sempre, e anche la precedente, e lunedì serata di passo, sempre di musica. Ok, queste quindi sono le serate. Le serate sul palco si sono svolte a che ora? Allora, sul palco, sull'enorme palco. Domenica dalle 14 in poi, questa sera allo stesso orario, e noi eravamo l'ultima e quindi abbiamo concluso. Bellissimo, ragazzi. Mi farete avere anche voi un vostro video, per favore? Lo metteremo sul mio canale. Ciao ragazzi, e vi lascio con tutte queste stelle che rappresentano quello che hanno detto i ragazzi, con molta confusione purtroppo, perché questo è un carnevale in cui non solo si producono tessuti, ma c'è anche una comunità bengalese, cingalese, quindi chiaramente sono cingalesi o Bangladesh, sono del Bangladesh, quindi praticamente nonostante tutto bevono acqua, bevono Coca-Cola, si vogliono divertire anche loro. Ok ragazzi, da qui è tutto, da Palma Campania, vi saluto con questi bellissimi vestiti che vedrete anche nel mio Facebook e spero che vi sia piaciuto, non è stata proprio esaustiva questa cosa, però troveremo anche qualcuno che ci racconterà altri risvolti storici di questo carnevale. Ciao a tutti!